superiore della giustizia morale e storica, ma non sul piano della legalità, nel senso che in realtà non vi era stato uno stravolgimento dei canoni giuridici. Infatti, continuava il giurista, non vi era stato nel procedimento nessuna deviazione o rovesciamento dei principi del diritto. La norma fondamentale della irretroattività era stata rispettata, poiché l'assassinio di 6 milioni di uomini era pur sempre la somma di infiniti delitti già tutti previsti e puniti con le massime pene dalla legislazione di tutti i paesi. Il principio della irresponsabilità per i crimini commessi nell'esecuzione di ordini legalmente impartiti non poteva essere considerato assoluto e incondizionato, dato che le tragiche esperienze dell'ultima guerra hanno dimostrato che un limite esisteva, doveva esistere un limite, appunto, della più elementare umanità, che nessun ordine o comando, anche se rivestito di forme legali, può imporre e calpestare. Galante Garrone osservava come gli avvenimenti del tempo avessero fatto riemergere principi e limiti dotati di una inaspettata virtualità espansiva, di cui non vi era una distinta consapevolezza. E tutto questo faceva scoprire, sotto la trama delle leggi scritte, le leggi di Antigone, i comandamenti, i divieti impliciti nelle norme dei codici. E tutto questo non è dunque una frattura rivoluzionaria della legalità, ma un suo più verace approfondimento. Così vive e così ti si trasforma il diritto, così progredisce la civiltà. Di fronte al feroce e ricorrente abbissarsi dell'uomo nella barbarie, la sentenza di Gerusalemme non chiude soltanto una pagina del passato. È anche un richiamo alle nostre responsabilità di oggi e di domani.